E salve gamers, io sono Mary Shell e oggi siamo in Dragon Quest 11. Allora, questo, lo ammetto, è il primo Dragon Quest che gioco. Come vedete, cioè, continua l'avventura perché ho fatto una prova di circa 30 minuti per capire bene i comandi. Ma adesso noi andiamo a creare un nuovo salvataggio e andiamo ad iniziare realmente l'avventura perché voglio giocarlo con voi. È un po' nello stile di Ni no Kuni, per capirci, solo che Dragon Quest è venuto prima di Ni no Kuni, diciamo, quindi è più famoso, solo che in Italia non è proprio famosissimo. Comunque io direi di partire perché deve essere una storia bellissima. Se avete amato Ni no Kuni non potete amare, non amare questo, e a me l'input, per quello che ho provato, già è piaciuto. L'unica cosa è che non ho trovato le impostazioni per l'audio, cioè non riesco ad abbassare le musiche e tutto il resto. Se qualcuno ci gioca e sa come fare, ditemelo nei commenti. Allora, andiamo. Dobbiamo scegliere il nome del personaggio e potremmo chiamarlo, visto che è un personaggio giapponese ed è un maschio, direi Kazuma. Spero solo che Kazuma non significhi morte e distruzione, perché è il primo nome che mi è venuto in mente, preso dalla serie Yakuza. Anzi, mettiamogli anche una nota musicale, così, insomma, giusto per rendere tutto più sprint. Volendo abbiamo missione estrema, possiamo rendere più difficile tutto, ma noi siamo dei temerari e quindi lasciamo perdere. Direi di andare, fatto, Kazuma. This child, he is the one. There's the mark. There's no mistaking it.
things are you doing here? And after that awful storm, too. However did you survive? You're a jolly one. What's this? You poor thing. Come here. Come here. There's no need to be frightened anymore. You're safe now, little fellow. Thanks so much, you're a lifesaver. Trust me to lose my headscarf just before the big ceremony. So it's finally here, the big day. I can't believe we're going to be climbing all the way up there. Ah, che bello, già scaliamo, molto bene. Looks like Sandy's keen to lead the way. Come on, best not keep her wait. Ed eccoci qui, abbiamo iniziato Dragon Quest. Allora, di qui non possiamo andare perché c'è il tipo che ci ferma e noi dobbiamo andare invece su là, su per la montagna. Dobbiamo ricevere una specie di benedizione. Ho fatto giusto l'inizio per familiarizzare un po' con i comandi, così vedere un po' se poteva essere interessante. Mi sembra di sì, ma devo scoprirlo con voi. Purtroppo non so come abbassare comunque la musica, ve la abbasserò in editing, ma io mi assorderò. E qui invece abbiamo oggetti, incantesimi, varie. Vabbè, come spada abbiamo questa. Spadone, perfetto. L'abbiamo anche equipaggiato. E poi ci sono tante altre cosine che possiamo fare, ma direi di andare a parlare con questa signorina. Sai che il sindaco e tua madre fremono dalla voglia di vederti sulla cima del massiccio, vero? Non farli aspettare, tesoro. E ricorda, se ti dovessero servire consigli o se dovessi rimanere bloccato, scambia due chiacchiere con le persone che hanno un fumetto rosa sopra la testa come me. Perfetto. E poi possiamo consultare la mappa. La mappa è questa qua, quindi direi di andare. Salve signora. Tutti contenti. Ah, la nonna questa è, che ci vorrebbe vedere assieme con la ragazzina. Molto bene, andiamo. E qui, ah, ok, un altro signore. Kazuma, vedere che tu e la mia adorata Gem siete pronti per il gran giorno vi riempie d'orgoglio, sia come sindaco che come nonno. Non siete più bambini ormai, siete cresciuti, e questo vuol dire che dovete andare al massiccio di Roccapietra per offrire i vostri ringraziamenti. Ora è giunto il momento di partire, recatevi sulla cima, omaggiate lo spirito della terra e tornate a raccontarci com'era il panorama. Perfetto. Ma guardati, com'è cresciuto il mio ragazzo, mi raccomando, per l'attitudine di Gemma, capito? Pensare che siete stati inseparabili fin da piccoli, ora eccovi qui, pronti a scalare il massiccio insieme. E poi di seguire il cane, andiamo. Eccolo qua, il nostro Sabby, il cane. Salve, salve, salve. Dobbiamo controllare anche se ci sono oggetti qua intorno, ma pare di no. Ci divertiremo tantissimo, ragazzi. Ovviamente nei commenti ditemi se secondo voi vale la pena che vi porto tutta la serie oppure se non vi interessa. Great land spirits, hearth and home. That's how it goes, isn't it? Bello che lui non parla, eh. My granddad's been teaching me the prayer ever since I was little.
He reckons the spirit of the land really does live on Cobblestone Tor, you see. As long as I can remember, he's been preparing me for this day. The day it would finally be my turn to climb all the way up there and offer my thanks. I just wonder whose idea it was in the first place, sending the village's young folk on such a dangerous errand. What if I take a tumble and do myself a mischief? Well, not to worry. Since you and me were born on the same day, I'm lucky enough to have a bodyguard along for the journey. Come on then. That craggy old thing won't climb its... Oh! Ah! Monsters! They're coming this way! Direi terribili e mostruosi. No, mi diverto troppo con queste cose. Oh, perfetto. Allora, il combattimento in teoria è tipo a turni. Quindi combatti. Meno male che l'ho già provato. Slime. Ah, vai. Che bravo. Bravissimo. Bravissimo. Sì, ottimo. Abbiamo ricevuto 6 punti, 6 monete. Riceviamo ovviamente ricompense. Erba medicinale, veramente ottimo. I wasn't expecting that. I know they were only little, but I'd have been done for if you and Sandy hadn't been here to help me. And now we've got to go through that horrible dingy cave. Just our luck. I'll bet you anything that's where those awful things came from. Well, as long as you're with me, I've got nothing to worry about. Sì, ce la possiamo cavare anche se ci sono quei tremendi mostri. Allora, direi... Questo cos'è? Gentile, umile, gentile roccapietra. Luogo che... Ok, spirito della terra. Ok, fino alla fine dei giorni. Santuario. Apriamo questo. Vediamo qua c'è dentro. Andiamo. Controlliamo attorno. Il bello è che adesso giochiamo a questo, però poi quando ci sarà Resident Evil 2, il remake, anzi non è proprio un remake in realtà, però comunque insomma giocheremo a quello, quindi adesso questo è tutto rose e fiori, tutte cose carine, mentre l'altro sarà completamente il contrario. Andiamo, controllo attorno perché magari c'è qualcosa. Attenzione, passiamo di qua. Là c'è un temibile mostro. E di qua? Ho fatto un pezzettino prima, ragazzi. Però adesso sto, diciamo, esplorando con voi maggiormente. Sicuramente ci sono ancora dei tasti che devo imparare. Comunque, di qui non si va. Torniamo indietro e affrontiamo i mostri. In teoria lo potrei evitare il più delle volte. Questo cos'è? Ah, ci avviciniamo tipo stealth. Ok. Oppala. Eccoli. Oppala. E zan. Perfetto. Little blighters, aren't they? Well done. Siamo a livello 2. Ottimo. Nuovo incantesimo appreso. Poi guarderemo bene tutto. Intanto dobbiamo salire sulla montagna, quindi meno male che c'è il cane che ci guida. E ci aiuta, eh? Comunque combatte, devo dire che combatte. Io cerco di non evitare troppi combattimenti. Qui c'è un topolino, però. E mi sta bene. Non ne evito troppi di combattimenti, più che altro proprio per livellare il personaggio. Tough little blighters, aren't they? Avanti. Magari io combattimenti ve li, per lo più ve li taglierò sicuramente, a meno che non siano combattimenti carini e interessanti. Look
do you think? Ecco, questi mi sembrano più cattivi. Sì, forse questi sono più tosti. Sicuramente ci saranno anche nemici tosti. I quini, perfetto. Combatti, io direi di partire con degli attacchi prudenti, tattiche. Annaggia. Per adesso non posso selezionare niente, mannaggia. No, non mi posso selezionare nulla. Dai, forza, tattiche. No, mancato, no, l'attacco feroce non va bene. Mannaggia. Un po' di forza l'abbiamo recuperata. Grazie a lei che ha tipo delle magie tattiche. Allora, io direi tutti facciamo un attacco prudente, così magari li freghiamo. No, mancato. Ah, sono fortini. Tattiche. Allora facciamo tutti miscuglio. Aspettate. Conferma. Oppala, miscuglio va bene. Però lui sta perdendo vita, mannaggia, tattiche. Devo fare tipo guarigione adesso tra le varie tattiche. Lui sta male. Però non posso fare niente fin quando non mi dà il via. Guarigione. Conferma. Vedete che è molto molto macchinoso. Magari faccio di nuovo guarigione anche. Mannaggia. Oppala. E magari faccio anche un attacco potente, visto che ci sono tattiche tutti. Oppure attacco miscuglio. Conferma. Vai. Colpiscilo. Perfetto. Perfetto, 40 punti. E siamo anche al livello 3. Bene, bene, bene. I'm sorry, Gemma. I only came up here because I thought it'd be funny to jump out and surprise you. But then those monsters appeared. What in the world is going on? I never heard anything about monsters appearing on the tour before. But never mind that now. Whatever were you thinking? You could have been killed. You take Sandy and get back to the village this instant. Yes, Gemma. Sorry, Gemma. You saved my bacon again. I knew you were tough, but crikey. You really have grown into quite the hero. Visto? Che bravi. Not far to the top now. È iniziato a piovere. Typical. It would have to go and start raining, wouldn't it? Come on, let's get a move on. Ok, quindi dobbiamo andare per di qua. Ok, dobbiamo scalare quei rampicanti e via. Un po' Lara Croft qui, un po' Lara Croft. Allora, la cima è di qua. Era qui. Forza. Allora, no, voglio scendere. Ah, ok, così. Grazie. Se vedi l'icona, non manca molto. Ci siamo. Oppala. Sento che per scalare sta cosa bisogna veramente essere degli sportivi. Allora, andiamo. Ci siamo, credo, ci siamo. Sì.
ed eccoci qua. Here we are at last. It's such a shame about the weather. I was really looking forward to that view. Well, we better say the prayer and get this ceremony over with, eh? What was that? We're alive. But how? That great big flash of lightning, it was almost like you made it happen. E credo proprio che sia stato lui, eh? Credo proprio di sì. E infatti ha il marchio. Look, the mark on your hand. Hmm? Oh. It stopped. Well, we can worry about that later. All I know is that you saved me yet again. I don't know what I'd do without you. Now, we really had better be finishing up this ceremony. Humble folk of Cobblestone, great land spirits, hearth and home. Lift your voices up in prayer. Sing it across all our drear. Blessed are we since days of yore. Let it be so forevermore. Il sole. Io mi sono fermata, ragazzi, qui e adesso sono curiosa di vedere, di tornare al villaggio e vedere cosa succede. Look. It just goes on and on and on. Whoever dreamed up this ceremony must have had this in mind. They wanted to show us how huge our world really is. Well, that's it. It's all over and now we're grown-ups. Should we head down and tell Grandad and everyone? They'll all be waiting Andiamo. For us at the bottom. Che bello! Allora, di qua? No! O sì? Eccoci! Magari andiamo avanti ancora un pochino. Per oggi iniziamo così e poi mi direte. Salve, siamo tornati! Cane, bau bau, ok. Vediamo che ci dicono. Mi ha detto tutto, mi ha raccontato di come ha combattuto quei terribili mostri. State bene, bene. Ah, quindi il bambino ha raccontato un po' tutto. Mi dispiace tanto. Allora, qui non c'è niente, qui attorno. Ci danno il benvenuto. Ce l'avete fatta. Saranno tutti in trepida attesa di sentire com'è andata. Andiamo. Anche questo qui. Hanno visto il fulmine. E invece stiamo bene. Perfetto. Andiamo. Bel lavoro voi due. Che bello rivedervi. Grazie.
Dobbiamo capire però la storia. Indeed you are, my dear. Thank the spirits for that. When we saw lightning striking up there, we got a little worried, I have to tell you. Well, I never. Sounds like it's nothing short of a miracle that you made it back in one piece. Well, there's no doubt about it, the spirit of the land was watching over you. Quindi Kazuma ha raccontato cosa è successo. Now tell me, my dear, how was the view from the top? It was wonderful. I saw the sea stretch into the horizon and the sunlight playing on the water and... You're true cobblestonians now. Only we have the pleasure of looking out over the world of Erdria in such breathtaking fashion, you know. You're still young, and the day may yet come when you decide to leave Cobblestone behind. I hope our little ceremony has opened your eyes to a little of what may await you out there. Now, it's high time we were heading back. I'm sure your mother is eager to hear how things went, young man. Don't keep poor Amber in suspense. Come on, you. Home time. La pericolosissima alterazione di stato, avvelenamento. Ah, ok, ci dà un po' di indicazioni. Sull'avvelenamento finché c'è il caricamento in corso, così abbiamo qualcosa da leggere. Che bello il villaggio. Diciamo che richiamano i Nino Kuni per molte cose, non è la stessa cosa, però diciamo che sì. Lo stile di gioco è quello conferito per aver raggiunto la vetta del Messico. Ok, ora sei un uomo. Quindi adesso siamo uomini, siamo diventati adulti, insomma. E qui c'è qualcuno, forse è una missione, non so se secondaria. Aspettate, vediamo la mappa. Sì, qui ci indica la missione, invece là tutte le casette, abbiamo un po' di cose da fare. Io direi di aspettare per la missione. Magari entriamo nelle case. Direi che possiamo anche fermarci nel caso. Accarezziamo il cavallo. La bambina che dice: ciao, il mio bellissimo cavallo. È il cavallo più bello di tutto il villaggio. Sì, in effetti è molto bello. Proviamo a entrare anche in questa casetta qua. Forse possiamo comprare qualcosa. Ci sono delle botteghe. Sì, qui possiamo fare compere, secondo me. Salve. Tutto bene, Kazuma? Combinate tu e Gemma. Siamo appena tornati dal massiccio. Ah, ecco dove eravate. È stato bello salire lassù insieme, non è vero? Sì, insomma, ci sono stati un po' di mostri, ma... Però in realtà non possiamo comprare niente. Forse dobbiamo sbloccare questa cosa. Perché ho letto che si può comprare qualcosa da qualche parte. E mi sembra proprio una bottega questa. Quindi direi di non incastrarmi e di andare a vedere la missione, così magari ci dà qualche indicazione. Che bello, magari potremmo avere un cavallo. Salve. Allora, la cerimonia è finita, congratulazioni. Non dire perché ti sei così emozionato che non ti ricordi più dove abiti. Segui Ciottoli e troverai subito la strada. Certo che devi essere davvero stanco per essertelo dimenticato. Dovresti tornare a casa e riposarti. Ah, ok, lo ripete se ci riclicco. Ma quindi in realtà noi dobbiamo andare per di là. C'è un po' da esplorare, c'è un po' da esplorare. Vediamo se troviamo la casa, però. Penso che se guicciottoli sia per di qua, comunque. Qui c'è tipo... è tipo una chiesetta. Noi esploriamo un po' in questa prima puntata. Ci guardiamo un pochino attorno. Sì, è una chiesa, no, bellissimo. Adoro. Spirito della terra. Sì. Perfetto. Quindi qui pregano, insomma, non che la loro religione, sa, il figliuolo. Ah, come posso esserti utile? Confessione, predizione.
bellissimo. Qui, ragazzi, possiamo salvare. Non ci posso credere, bellissimo. Quindi qui posso fare il salvataggio manuale. Perfetto. Ovviamente no, non qui che era di prova, ma qui, insomma, perfetto. E dovremmo andare su per di qua. Magari sì, esploro con calma, dai, anche per conto mio. Immagino che alcune cose le dovrò fare per conto mio per forza. Però, intanto, finché possiamo... Ciao, Bau Bau. Qui, questa è la nostra casa. Visto che i ciottoli si trovano lì. Here's my little soldier. Well, not so little anymore. I've heard all about your big adventure. Look at you, all grown up. I hope he wasn't too much of a bother, Gemma dear. Of course not. Quite the opposite, in fact. You would have been proud of him. We got attacked by a monster at the top of the tour, and I ended up hanging onto the edge of the cliff by my fingertips. I thought I was done for. But you'll never guess what happened next. That mark on his hand suddenly lit up, and a bolt of lightning hit the monster. What did you say? That funny little mark? Lightning flying about the place? Goodness me. Here I was hoping he'd turn out nice and ordinary, but it seems his grandfather was right all along. Well, I've been putting this off for long enough now. You and me need to have a little talk. Here, this belongs to you. Your grandfather asked me to give you it once you'd come of age and climbed the tour. Truth is, there's something I've been keeping a secret all these years. Something I've never told another soul in the village. It's... how can I put this now? Well, he said you're the reincarnation of the Luminary. What? Oh, don't ask me what the old fool meant, dear. I haven't got the foggiest. All I know is that your grandfather said you had a special destiny, and that there was something you had to do. He said that when you came of age, you were to head north to the capital, up there in Heliodor, and show that necklace thingy to the king. He seemed to think that if you did that, all would become clear. Clear as mud, I shouldn't wonder. Anyway, the long and short of it is that if you want to find out what this is all about... Crikey. Well, I can't stop you leaving, I'm sure, but you won't be marching on an empty stomach. Come on, dinner. E direi una rivelazione anche non da poco. La reincarnazione del Lucente. Nonostante i suoi sforzi di prendere sonno, Kazuma non riesce a chiudere occhio. È troppo confuso a causa di ciò che ha scoperto ed è entusiasta per il viaggio che sta per intraprendere. Ad un certo punto, direi... Aspirante collezionista di oggetti. Ah, ok. E adesso dobbiamo vedere cosa fare. Va bene. Qualcosa ti dice, qualcuno ti sta aspettando nel centro di Rocca Pietra. Quindi dovremmo andare là. Va bene, io direi che ci possiamo fermare qua. Magari andiamo giusto a salvare. Nella chiesetta. Vediamo un po' su per le scale se c'è qualcosa. Che non si sa mai che troviamo oggetti utili. Visto che... tutto ci tornerà utile col tempo, immagino. Abbiamo un po' di roba. Ovviamente noi rompiamo le cose in casa. Perfetto. E scendiamo. Ah, ci possiamo anche buttare giù. Madre, io vado. Non riesci a dormire? Eh sì, direi di sì. Una passeggiata, perfetto. Quindi è notte in realtà.
Direi di andare verso la chiesetta là, salvare, e prossima volta troviamo il punto, insomma, dove andare. Però vorrei il cavallo per partire. La porta è chiusa a chiave. Ma vabbè, comunque non importa, perché dovrebbe esserci l'autosalvataggio. Quindi ragazzi, io direi che ci fermiamo qua. Nella prossima puntata andremo avanti, scopriremo insomma qualcosa in più, vediamo un po' cosa c'è al centro del villaggio. Direi che ci fermiamo. Ditemi cosa ne pensate della serie, se volete che ve la porto, insomma, che la portiamo avanti insieme oppure no. Mettete like, commentate, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!